Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi, è un video un po' diverso dal solito, voglio farvi vedere un po' di abbellimenti che ho fatto per uno dei miei prossimi progetti, che sarà un junk journal. Ho fatto questi abbellimenti vari da attaccare sul mio junk. Nei ritagli di tempo, perché immagino che come tutti il tempo a disposizione è sempre poco e quindi non sempre riesco a fare il video di tutto quello che faccio, perché magari come in questo caso mi ritaglio dei tempi tra un lavoro e l'altro, oppure magari di sera dopo cena non c'è niente in televisione che voglia di guardare e quindi decido di continuare a fare le mie cose creative che mi danno più soddisfazione. Però, nonostante tutto, all'inizio non ci avevo pensato, ma poi ho deciso di fare questo video perché volevo farvi vedere un pochino così, più da vicino, nel particolare delle cose che avevo fatto. Perché nel momento in cui realizzerò magari il video per fare il junk, tra come fare il junk, come rilegare le pagine, come fare la copertina, non posso mettermi lì a far vedere nel dettaglio tutti gli abbellimenti, altrimenti i video verrebbero lunghissimi e quindi sarebbero noiosi e non è quella la mia intenzione, perché spero sempre di fare insomma dei video che siano meno noiosi possibili. Quindi così niente, volevo condividere con voi queste cose e però eventualmente volevo provare a fare, se finito il tutto, volevo provare a fare un abbellimento che ho visto su un tutorial tempo fa, che non sono riuscita a fare perché non ho avuto il tempo. Però quasi quasi possiamo provare dopo a farlo insieme. Non so se verrà come ho in mente io, perché però possiamo provare a farlo e vediamo un attimino. Allora, per quanto riguarda invece quello che ho già fatto, volevo, vabbè, intanto partire da queste cose che sono semplici, ma io le trovo sempre molto belle. Ho fatto delle pagine di un vecchio libro che ho timbrato con i classici timbri. Ho usato tipo questi timbri di stamperia piuttosto che questo che non è di stamperia, anche questo bordino che è sempre molto carino per fare così dei. Ho timbrato queste pagine di libro con chiaramente un timbro indelebile. Ho aspettato un attimino che si asciugasse bene, perché altrimenti poi quando lo coloriamo viene via il colore del timbro, e ho colorato le mie pagine. Per colorare le mie pagine, come in questo caso, ho utilizzato i distress marker, che io utilizzo tantissimo. Perché? Perché non li utilizzo come dei veri e propri pennarelli, ma vado a sporcare un supporto che di solito è questo, vi faccio vedere. Questo che è il Sono quegli attrezzi dove andare ad incollare i timbri per fare più pressione quando poi si imprimono sulla carta. Praticamente vado a colorare col mio pennarello su questo supporto, spruzzo con l'acqua in modo da renderlo acquerellato e poi con il pennellino vado a colorare i miei disegni, perché così vedete riesco a creare tutte le sfumature, ma in maniera veramente velocissima. Ci vuole un attimo a fare dei disegni, a colorare in maniera molto carina. Quindi, per esempio, ho fatto questa pagina, questa invece è semplicemente solo timbrata. Queste sono altre versioni di pagine che ho timbrato e che poi utilizzerò da qualche parte. Chiaramente vedrete poi. Queste cose che vi farò vedere oggi sicuramente non le utilizzerò tutte per il junk, quindi le vedrete poi sparse nei miei vari video su degli altri lavori. Poi man mano che faccio le cose mi viene in mente come usarli e le applico. Per esempio questa che io trovo molto carina, l'ho fatta con delle rose che ho colorato con il sistema che vi ho detto. Vabbè, gambo e foglie le ho poi disegnate a mano libera, ma sono veramente delle cose molto molto semplici da fare, perché io non sono proprio brava né a dipingere né a disegnare, insomma mi cimento, cerco di fare del mio meglio, ma non è proprio quello che mi viene meglio. E poi ho usato il timbrino, questo che vi avevo fatto vedere prima, per decorare ancora la pagina, che così rimane più carina. Questo è il timbro di stamperia della gabbietta,
anche questo colorato nel solito modo, poi ho aggiunto ancora un timbro. Questo invece l'ho fatto diverso. Cosa ho fatto? Ho timbrato i fiori su un supporto di carta tinta unita, di una carta che è esattamente questa carta qua che ho utilizzato per fare vari abbellimenti. Li ho colorati e poi li ho attaccati sulla pagina del libro e ho fatto solo la decorazione del contorno. In questo caso, per esempio, il colore che ho utilizzato è il Distress, ma l'ho utilizzato come un pennarello, perché l'ho usato solo per dare un po' di risalto al fiore e quindi solo nella parte centrale, non l'ho usato tipo acquerellato come vi ho detto prima. Quindi queste sono pagine di libro che userò, vedremo come. Poi vi faccio vedere un qualcosa altro che ho fatto. Allora, per esempio, questa è la carta tinta unita che ho usato per fare, sono ritagli di carta che mi erano avanzati da altri lavori, che ho sempre con i timbri decorato. Vedete, questo è il solito timbro che vi avevo fatto vedere prima, qua c'è quello delle crepe, gli uccellini che avevo già usato, che poi ho colorato con i Distress, e qua invece sul davanti ho praticamente timbrato, colorato una bustina di tè che ho precedentemente svuotato, messa ad asciugare, e praticamente l'ho colorata, timbrata, colorata con dei semplici colori, con degli acrilici, e poi l'ho incollata sul mio supportino e ho ancora, vedete, l'ho ancora riempita con un pochino di timbri, e qui ho incollato la parte sopra della bustina del tè. E, per esempio, ho fatto sul mio canale un tutorial, mi sembra una card, un bigliettino di augurio, dove faccio appunto vedere come timbro e come coloro con i Distress le bustine di tè. Quindi se volete vedere nel dettaglio come si fa, potete guardare quel video, e ho fatto proprio questo lavoro. Questa è una pagina che ho fatto in questo modo perché ho voluto lasciare dello spazio per scrivere, visto che va su un junk, io la incollerò, ma poi una volta aperta si può ancora scrivere qualcosa. Questo semplicemente veramente recuperato con della carta avanzata, carta di libro, qua ho utilizzato un centrino per dolci, e poi in questo caso questi due fiori che vedete, allora li ho realizzati semplicemente con questa fustella e poi dopo ne ho fatti due per ogni fiore, li ho incollati e al centro gli ho attaccato una perlina. Ma la carta che ho utilizzato per questi fiori ve la faccio vedere, perché allora questa è la mia busta dove tengo tutti i ritagli che avrete anche voi, immagino, di carte varie che, insomma, che avanzano dai vari lavori. E qua dentro dovrei avere, eccolo qui, il foglio che ho utilizzato per fare quei fiori, che è questo. Questo è un foglio A4 di carta un pochino spessa, che tempo fa avevo provato a colorare con i Distress, quindi Distress, spruzzino, acqua, e poi pian piano avevo colorato la carta per vedere un po' l'effetto che ne sarebbe uscito. Allora, questo a suo tempo non l'ho usato perché questo colore, non, in realtà, quando poi ho visto l'effetto finale, in quel momento non mi serviva, però è quello che ho utilizzato. Infatti vedete, qua ci sono sia le farfalle che avrò attaccato, poi le troveremo da qualche altra parte, che i fiori che ho attaccato su questa specie di cartolina, e in questo caso erano perfetti perché praticamente si intonava un po' con tutte le tonalità che ho usato per fare questi abbellimenti. E quindi anche questo è un riciclo di una cosa molto vecchia che avevo fatto e che non pensavo mai di usare, ma che avevo tenuto lì e adesso mi è tornata comoda. Poi ho creato queste sono delle taschine, vedete, dove io qua ho inserito un tag che ho colorato con, in questo caso, pennarello indelebile dorato e argentato. Ho creato questa taschina molto semplice, qui ho timbrato con il solito uccellino, ho creato la tasca e poi ho decorato con pizzi, la solita fustella per i fiorellini, questa è carta scrap, e queste sono dei fiocchettini che ho fatto con del cartone. Qui ho ancora usato del pennarello proprio per decorare ancora un pochino la carta, vedete, sia qua che qua ho fatto due petali, a volte bastano proprio dei particolari per dare
per dare un po' così qualcosa di carino in più. Dopodiché questo dietro l'ho lasciato libero perché lo incollerò su una pagina, non so, in questo modo, e sarà un abbellimento e servirà per inserire la mia tasca. Poi ho fatto dei tag, questi è inutile che ve li sto a spiegare perché tanto sono dei tag molto semplici dove vedete ho proprio attaccato perline, fiorellini fatti sempre con quella fustella, pezzi di carta. Ho ritagliato vari proprio rimasugli di piccolissimi perché io tengo anche quelli di carta scrap che avevo usato e ho fatto questi tag che in qualche modo poi utilizzerò. Qui c'è un'altra taschina, questa qui che a me piace tantissimo. Allora, qua ho usato il timbro del fiore che ho colorato poi col distress e al centro, che se vedete, non so se si vede, ma è lucido, ho utilizzato il pennarello indelebile argentato. Che sto usando tantissimo perché dona veramente tanta luce. Vi faccio vedere qual è perché a me piace molto. Praticamente sono questi due pennarelli, questi due semplici pennarelli che devo aver preso al supermercato della Giotto, sono l'argento e l'oro indelebili e questi sono danno una luce e colorano in maniera veramente bella. Infatti io li uso tantissimo per i miei lavori. E quindi in questo caso ho utilizzato questa fustella per le farfalle, la carta che vi ho fatto vedere prima, che avevo utilizzato per i fiori, creata con la distress che vedete si intona col colore, poi qua ho messo un pizzettino e qui ho ancora decorato con degli strass gialli che fanno sempre motivo. E qua dentro ho deciso di inserire questo inserto. Per poter scrivere, ecco, per esempio, questo è da finire perché non l'avevo ancora finito, quindi lo posso fare adesso perché l'idea era sempre quella di mettere un qualcosa su cui poter scrivere dentro, però se in questo caso che ho utilizzato la carta scrap, cioè non sempre poi sulla carta scrap si può scrivere perché è già scritta di suo e quindi pensavo appunto di andare ad incollare questo pezzettino di carta semplice, adesso io lo incollo così, così se uno poi vuole scrivere qualcosa sopra non ha nessun problema, in questo modo, così. Ok, questa era la mia idea. Pieghiamo, dopodiché una cosa che si potrebbe ancora fare è utilizzare questa semplice fustella per fare gli angoli arrotondati, che io uso tantissimo, per arrotondare ancora gli spigoli, così, perché vengono subito più belli. Ok, quindi questo era da finire, l'abbiamo finito. Allora, questa invece è una busta di carta di riso. Questa dietro c'è scritto Candida con dei fiori perché è una busta che mi è stata regalata con dentro c'era chiaramente il relativo bigliettino al mio compleanno e l'avevo tenuta perché ho detto boh, prima o poi la userò, chiaramente noi teniamo tutto perché si può sempre usare e quindi ci riempiamo le cose, la casa di cose che prima o poi useremo, sicuramente siete un po' tutte come me. E quindi cosa ho fatto? Praticamente ho timbrato la busta con un timbro con delle scritte, vedete così, giusto per dargli un po' di movimento e poi ho attaccato dei pezzettini di carta scrap, questi sono avanzi dell'album Alchemy di Stamperia, qui ho attaccato un pizzo con degli strassettini per dare un pochino di movimento e dentro ho ancora timbrato e colorato due uccellini, quindi è venuto fuori questa busta che a me piace molto, che incollerò su qualche pagina e che servirà per contenere qualcosa. Qui ho fatto una tasca, vedete, ho già preparato una tasca con l'idea appunto di incollarla poi su una pagina in questo modo, con il sistema che ho utilizzato per la pagina del libro che vi ho detto prima. Ho timbrato i fiori sul cartoncino. Questo cartoncino qui tinta unita, colorati e poi ritagliati e
ed incollati sulla mia carta scrap, dove ho fatto anche qui il timbro delle crepe e dove sono andata ad incollare queste tre fascettine di spago, di pizzetto tipo spago, così per dare un pochino di movimento. E questa diventerà una tasca che incollerò da qualche parte. Poi ho fatto questa, che anche questa, allora, è stato un tentativo, una prova, ma poi alla fine mi è piaciuto il risultato. Allora, ho stropicciato della semplice carta vintage, che è quella che poi utilizzerò per fare il mio junk, magari senza stropicciarla, perché a proposito del junk, io ho visto tanti tutorial dove veramente utilizzano, è vero che junk vuol dire spazzatura, però utilizzano delle cose assurde per fare junk, dove infilano dentro pezzi di giornale, buste, varie, bollette, cioè ho visto di tutto. E è questione di gusto personale. Io, come mio gusto personale, a me piacciono le cose un attimino, un pochino più delicate, un po', quindi io sinceramente non farò un junk di quel tipo. E a quel punto non so se magari il mio si potrà chiamare junk, spero di sì, perché comunque ho deciso di utilizzarlo con materiale che avevo a disposizione, quindi avanzi di carta scrap o carte che non ho usato per altri lavori, non ho comprato assolutamente nulla per farlo, e quindi nel momento in cui lo farò recupererò quello che ho, però ho, diciamo, dedicato un po' più di tempo agli abbellimenti perché lo voglio arricchire con questi, piuttosto appunto che con queste pagine ricavate da chissà quale rivista, chissà quale, che ne so, ho visto dei vecchi calendari, delle cose scarabocchiate, insomma, tante cose. E boh, io lo farò a gusto mio e poi vedremo cosa verrà fuori. Comunque questo è un abbellimento che ho fatto appunto con questa carta vintage, che ho intenzione che è semplice, una semplice carta vintage, che sarà la base, diciamo, primaria del mio junk. Poi aggiungerò anche della carta scrap, però questa sarà la base primaria, dove anche qui ho timbrato degli uccellini. In questo caso l'ho proprio stropicciata e poi l'ho semplicemente così stesa con le mani, e qua vedete ho attaccato un centrino per i dolci, i soliti strass, qui ancora un pezzo di carta scrap che ho strappato, e all'interno ho inserito delle paillette. Ho timbrato ancora, è ancora del pizzettino. E questo l'ho fatto in questo modo, sempre per dare la possibilità eventualmente di scrivere. Questo è anche una paginetta di libro che però ho piegato, che ho fatto in questo modo, sempre vedete il richiamo, perché ho cercato di fare tutto un po' attinente, perché voglio usarlo sullo stesso junk, quindi i soliti timbri, le solite carte, e insomma i soliti nastrini, questa niente di che. Qua piuttosto potrei pensare di aggiungere anche qui magari della carta bianca, per dare sempre la possibilità di scrivere. Magari posso aggiungerne un pezzettino qua e un pezzettino da questa parte, così se uno vuole scrivere può farlo. Questo è un'altra tasca come quella che avevo fatto vedere prima. In questo caso ho attaccato prima dei pezzi di libro, poi ho timbrato e colorato sopra, ho attaccato qui, vedete, un po' di spago, un po' di pizzettino, e qui c'è la possibilità di inserire eventualmente un tag o come ho fatto nell'altro, un pezzettino di carta dove poter scrivere. Questo è un altro tag che, insomma, sempre fatto con rimasugli vari, che ho come tutti gli altri, però vi faccio vedere dove sono. Qui ho fustellato, ho munito di occhiello prima di mettere lo spago, perché questi sono talmente sottili che se buchiamo solamente, mettiamo lo spago, rischiamo che poi a forza di tirarli fuori si strappino. Invece in questo modo sono più protetti, li ho fatti tutti. E poi per ultimo vi faccio vedere queste due prove che ho fatto, che sono appunto quelle di decorare le graffette. Queste sono delle graffette molto molto grandi, e anche qui semplicemente ho ritagliato della carta scrap, i soliti fiori, questo è carta scrap che poi ho decorato con un timbrino qua negli spigoli e con un fiore, e questi qua li voglio usare per poter attaccare un qualcosa alle pagine del mio junk senza doverla incollare. Potrebbe essere l'idea, ecco, per esempio una cosa del genere, dove vogliamo scrivere dentro qualcosa, l'attacchiamo alla nostra pagina e poi
utilizziamo così, ecco, per esempio il nostro, la nostra graffetta. L'idea è un po' quella, però ho voluto provare a farle. Devo dire che sono molto veloci da fare e risultano essere, secondo me, delle cose divertenti. Poi chiaramente qua ci si può sbizzarrire con pizzi. Adesso le ho fatte molto semplici perché erano dei tentativi. Quindi questo è quanto per quanto riguarda i miei abbellimenti che ho fatto per il junk, e non solo, perché non credo che li utilizzerò tutti, perché come primo junk non voglio fare un junk di quelli giganteschi, voglio un po' vedere come viene, quindi ne farò uno un po' più piccolino. Come vi ho detto prima, stavo pensando di fare quell'altro abbellimento che avevo visto in un tutorial che non sono riuscita a fare, e quindi possiamo tranquillamente provare a farlo insieme. Anche perché io voglio farlo con del materiale un po' diverso e vi assicuro che non so se l'effetto sarà lo stesso, però vediamo, ci provo e quello che viene fuori, cioè può essere una cosa proprio carina oppure non troppo, ma non importa, intanto abbiamo fatto un lavoro insieme. Allora, per fare questo abbellimento utilizzerò 4 centrini per i dolci, che in questo caso sono proprio centrini per i dolci, non sono i centrini scrap che infatti la carta sinceramente non è bella rigida come i centrini, quelli che trovate di per lo scrapbooking, che hanno quella carta un po' più sostenuta. Questa è una carta un po' molliccia, per quello non so alla fine il lavoro come verrà, comunque ci proviamo lo stesso. Quindi utilizziamo 4 di questi centrini e praticamente devo tagliare un pezzo di carta, se non ricordo male, perché anche lì non vorrei veramente non ricordare bene come era fatto quel tutorial, ma adesso vediamo. Allora, devo prendere il diametro del, che in questo caso direi che è un 14, e devo ritagliare un quadrato che ha 14 centimetri per lato. Per fare questo chiaramente utilizzo un pezzo della mia carta. Vediamo se questo, allora, questo per esempio non va bene perché è leggermente più corto e quindi non va bene, per cui vediamo se ho dei pezzi, sono dei pezzi tutti abbastanza troppo piccoli, va bene, allora prendiamo questo che va bene per forza. E quindi tagliamo, sì, allora tagliamo un quadrato 14x14. Quindi facciamo così. Ok. Perfetto. Così abbiamo il nostro centrino che vedete perfettamente. Ok. Allora, adesso dobbiamo piegare i miei centri. È una cosa molto semplice, cioè proprio che si fa in un attimo. Allora, utilizzo questo mio bastoncino di osso per piegare i miei centrini perfettamente, quindi noi li pieghiamo così. Ok. Questo modo, tutti e 4. Infatti questa cosa mi era piaciuta perché ho detto è semplicissima da fare e l'effetto finale mi è piaciuto. Diciamo che la differenza tra quello che sto facendo io e quello che ho visto fare è che probabilmente farà anche tanto la differenza sul risultato finale, ma vedremo. E che praticamente hanno utilizzato della carta scrap per fare questo, tutto questo lavoro qua. Quindi cosa vuol dire? Che questi supporti di carta scrap chiaramente sono molto più consistenti, invece questa carta è un po' molliccia, quindi vediamo se quando chiuderò il tutto si chiuderà bene lo stesso, speriamo di sì. Adesso prendo un foglio bianco perché devo un attimino passare con il distress i bordi, cosa che io faccio sempre su tutto, ma ormai questo lo sapete perché mi piace tantissimo, e quindi in tutti i miei lavori non lascio mai dei bordi che non siano
che non siano stati passati col distress, perché questo effetto vintage così un po' invecchiato trovo che faccia la differenza su tutti i lavori. Tra l'altro io generalmente uso questo, il vintage photo, come colore, perché insomma tutti, scusate, ma sono tre settimane che l'influenza, cioè ho avuto una settimana di influenza, ma dopo questa è la terza settimana, non riesco a guarire, non lo so, speriamo prima o poi di uscire fuori anche da questa cosa qui. Infatti non so se avete visto, penso devo aver fatto qualche video che non so se avete già visto, che vedrete, dove veramente ho una voce che è imbarazzante, ma l'alternativa era non fare il video, quindi ho fatto finta di niente e ho girato lo stesso. Allora, una volta fatto questo lavoro qui, praticamente l'unica cosa da fare è questa. Adesso lo monto un attimino perché devo solo vedere di aver fatto la cosa giusta, perché veramente l'avevo visto tanto tempo fa questo tutorial, quindi sì, perfetto. Allora, praticamente l'idea era questa, così, esattamente così, ok? Quindi questo sarà il risultato finale, dove andremo a incastrare poi un attimino le aperture. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incollare i vari pezzettini, no? E lo facciamo in questo modo. Allora, io vado ad utilizzare questo contenitore che ho di colla, dove dentro c'è della mix media glue di stamperia, ma il contenitore vedete che ha il beccuccio finissimo e per giunta ha questo ago che serve per chiuderlo, così non si secca mai, perché altrimenti diventa, in un attimo praticamente si secca la colla e non si riesce più ad utilizzare. Quindi cosa faccio? Vado a mettere proprio un filo così di questa colla sullo spigolo, in questo modo, e vado ad incollarlo perfettamente così sul bordo, ok, in questo modo qua. Lo vado a fare su tutti i lati, quindi vado a mettere il mio filo di colla proprio sulla linea che è di piegatura del mio centrino, così, e vado a chiudere. Non basta un filo, perché comunque, insomma, a parte che è una colla tenace, ma poi incolla molto facilmente. In questo modo qui andiamo a fare tutti e quattro gli spigoli. Ok. Qua c'è l'ultimo. Lo andiamo ad incollare. Tra l'altro non ricordo questo tutorial, perché l'ho visto un po' di tempo fa ed era un tutorial chiaramente sugli abbellimenti da fare per i junk, e avevano fatto vedere questo tutorial dove c'era questa cosa qui. Allora, come funziona? Che praticamente noi possiamo fare in questo modo. Allora, o andiamo ad incollare, nel tutorial che ho visto io erano praticamente da un lato erano state incollate le parti e quindi rimaneva fisso e dall'altra parte si poteva aprire, ma io non voglio farlo così, la mia idea era un'altra, cioè, anche se probabilmente non funziona, perché adesso pensandoci bene la colla che ho messo è talmente poca sul bordino che non si può lasciare l'apertura da tutte e due le parti, perché altrimenti si staccherebbe. Questo, vedete, è una delle cose che per esempio avevo pensato di fare, ma adesso mentre lo realizzo mi rendo conto che non è possibile. Quindi cosa facciamo? In questo caso qui, come avevo visto nel video, vado ad incollare la parte del retro, in questo modo. La vado ad incollare mettendo della colla, bastano anche dei pochi punti di colla così, in modo da fermarla sulla mia carta. Idem facciamo da questa parte, così, e questo mi farà poi da fermo quando vado ad aprire dall'altro lato, perché a questo punto non ci sarà più la colla solo da questa parte qui,
ma ci sarà la colla che mi tiene fermo tutto il foglio e quindi non ci sarà il pericolo che mi si apra. Infatti vedete che qui si è già un pochino aperto, metto ancora un filino di colla sul bordo. Ok, aspetta, così. Mettiamo di nuovo un filino di colla, magari ne avevo messa poca. Ok. E andiamo a chiudere in questo modo. Ok. Quindi il retro rimane incollato, così. Mentre il davanti lo lasciamo aperto. E in questo modo noi cosa facciamo? Possiamo tipo qui incollare una foto, per esempio, si potrebbe pensare di fare, di incollare qui una foto e qua lo lasciamo libero per poter scrivere delle cose. La particolarità è che praticamente era chiuso in questo modo. Dunque, era chiuso così e poi questo era passato sotto, eccolo qua, così. Perfetto, vedete che rimane chiuso. Allora, questo era il risultato che rimane chiuso. L'ho trovato carino, velocissimo, proprio una cosa, ci vuole un attimo, ma l'ho trovato molto bello. Quindi questo rimane chiuso, non si apre a meno che voi non lo vogliate aprire, così, vedete, e poi dentro uno lo gestisce come meglio crede. Allora, il mio dubbio, quello di cui vi parlavo prima, era questo, che dal momento che questa parte era fatta con la carta scrap, quindi una carta molto più consistente, quando si faceva questo lavoro di chiusura, ecco, per esempio adesso già, allora, un attimo, perché bisogna capire, così, così, esatto, e così, ok, così rimane chiuso. E, essendo fatto con la carta scrap che era molto più consistente, rimaneva ben chiuso. La mia paura era che realizzata con i centrini per i dolci, che vedete una carta molto sottile, l'effetto di chiusura non ci fosse. Invece, se posso dire, almeno non so cosa ne pensate voi, ma sembra carino perché anzi rimane anche un pochino svolazzante. Dopodiché, una cosa del genere, sta a voi decidere se dal momento che l'abbiamo chiusa dietro, volendo si può. Facciamo conto che questa sia la pagina di un junk, volendo si può direttamente incollare e utilizzare aprendola. Però io stavo pensando, per esempio, di, visto che è carina e quindi si può poi staccare, gestire e riattaccare, di utilizzarla con una di quelle graffette che avete visto prima. Quindi magari facendo in questo modo, così, ecco. Quindi di incollarla ad una pagina e poi quando uno ne ha di bisogno la stacca, la apre, la decora come meglio crede e poi può richiuderla e riattaccarla. Allora vediamo qual è il sistema di chiusura, così lo impariamo una volta per tutte e lo imparo anch'io e lo vedete anche voi. Allora praticamente ho chiuso in questo modo, così. Così, ok, semplice. Allora, praticamente sono partita in senso orario e semplicemente da questa parte qua ho chiuso 1, 2, 3 e poi vado ad incastrare l'ultimo pezzo qua sotto e rimane tutto chiuso perfettamente. Ok, adesso l'abbiamo imparato. Quindi funziona così. Senso orario a partire da sinistra, 1, 2, 3, semplicissimo. E si incastra, ok, quindi richiuso e poi si può attaccare al nostro junk. Vado a mettere anche questo insieme agli altri miei abbellimenti che vedrete, come vi ho già detto, boh, sparsi per qualche mio lavoro. Adesso nel prossimo junk cercherò di usarne un po' di più perché, come vedete, li ho fatti un po' a tema, però sicuramente vi avanzerà qualcosa che poi vedrete utilizzato da qualche parte. Adesso in questo momento non ne ho neanche idea, ma poi mi verrà in mente qualcosa. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuto. È stata una cosa un po' diversa perché vi ho spiegato cose che avevo in realtà già fatto, ho aggiunto solo questo piccolo tutorial che ho fatto insieme a voi.
ma appunto perché, come vi ho detto, non sempre proprio riesco a fare di tutto quello che faccio il video. Però spero che facendovi vedere quello che ho fatto un pochino nel dettaglio possiate prendere spunto per creare i vostri abbellimenti per i vostri junk, perché come vedete anche semplicemente il fatto di fare il tutorial alla fine potrebbe anche risultare noioso, perché le cose sono molto semplici da fare, cioè non c'è niente che io debba spiegare, perché si tratta di incollare, prendere. Più che altro può essere l'idea di come sfruttare delle cose che uno ha per poter fare qualcosa di carino da poter poi utilizzare su un album o su un gioco o dove volete. Se avete dubbi o domande da farmi, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi un commento per farmi sapere se anche il video di oggi, insomma, anche se un po' diverso dagli altri, comunque è stato di vostro gradimento. E come dico a questo punto per le persone che non mi conoscono, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, così mi potrete seguire in altri lavori. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!